Parliamo con Alessio Tacchinardi del pareggio con il Caravaggio, una partita non bellissima, insomma, in cui si sono visti i soliti difetti dell'ultimo periodo, il Pergoli fa fatica a fare gol. Sì, ormai è un dato, ormai ma i numeri sono quelli. È una squadra che comunque arriva lì, se gioca con due punte e una mezza punta, va a provare ad attaccare un po' di più, ma va a svuotare un reparto dietro che dopo soffre terribilmente. E quindi oggi abbiamo giocato un po' più coperti, non è il massimo del mio credo, però questa squadra qua in questo momento qua ha bisogno di cercare di trovare solidità, perché gioca un po' con la paura, anche se hanno dato tutto quello che avevano. Poi dopo i numeri sono impietosi sul discorso dei gol offensivi. Però la squadra ha sempre provato a fare, però è da inizio anno che abbiamo delle difficoltà lì, e adesso sicuramente anche un po' di paura per la situazione che si era creata, e quindi insomma è un peccato onestamente finire così. Io avrei preferito dare più gioia alla società, alla gente qua, perché credevo che si poteva fare di più, soprattutto, però dopo la fine se non fai gol non vince le partite, però insomma la squadra prova in tutte le maniere a farlo, ha delle difficoltà oggettive, i numeri sono così, segniamo in pochi giocatori fanno gol, però un punto che vabbè dai, cerchiamo che dia, e spero entusiasmo morale per finire e onorare questa maglia. Una difesa che ha corso pochi pericoli, si può magari ripartire da lì almeno per fare le ultime due partite benino, sufficientemente? Insomma. Sì, ma la difesa non ha corso rischi, ha lavorato anche bene, ma perché è anche molto coperta così. Non è sicuramente il mio piacere di giocare la partita troppo difensiva, però è anche vero che in questo momento qua per caratteristiche dei giocatori penso che sia giusto magari coprirli un po' di più, dargli qualche certezza in più che stanno facendo fatica, cioè portare troppi giocatori come col Mappello, poi facciamo degli errori individuali, svuotiamo la difesa e in questo momento qua non siamo forti molto, e quindi era giusto così. Io mi auguro che si possa finire bene, ma ripeto, la squadra oggi fino alla tre quarti ha lavorato bene, dopo onestamente e obiettivamente davanti abbiamo delle difficoltà oggettive che poi dopo tutte le squadre che nell'ultima tre quarti non sblocchi o non cambi, però non è solo onestamente colpa degli attaccanti, perché dare la colpa a Valente, Cesca e Orosi sarebbe una pazzia. Insomma, i numeri di questa squadra, pochi giocatori hanno fatto gol, perché ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno lavora come sa lavorare, e io loro, devo dire la verità, sono sempre impegnati, hanno sempre dato tutto. Certo, mi sarei aspettato un finale là in alto come merita questa società. In queste ultime due partite, insomma, è anche difficile creare gli stimoli, è stato difficile partendo da oggi dare degli stimoli ai ragazzi. Io alleno come se fossimo in gioco per qualcosa, perché ho sempre lavorato, ho sempre cercato di ottenere qualcosa tramite lo stimolo. Non ero un fenomeno a giocare, però vivevo di grandi motivazioni, di grande fame, e spero che la squadra oggi ha provato a fare tutto, quindi insomma a livello offensivo ha fatto fatica, però era stimolata e penso che abbia la voglia anche lei di arrivare fino in fondo bene, perché lo deve fare. Poi insomma, ripeto, è un grosso dispiacere per me, perché mi sarei aspettato un finale d'annata, non dico sorprendente, però si poteva fare di più, però insomma la squadra mi sembra che anche oggi obiettivamente abbia dato tutto quello che può dare con la squadra in questo momento. Per quel che riguarda invece la prossima stagione, abbiamo sentito insomma Cesare prima e anche qualche dichiarazione settimana, ha detto che dovrebbe continuare la sua stagione, l'avventura al Pergo, a meno di improbabili nuovi acquirenti. Tu hai già pensato al prossimo anno? Cosa hai già parlato con lui? Avete già parlato? Cosa pensi tu e cosa dici? No, io con Cesare ho sempre detto, quando ho avuto quella sua lì, di cercare di andare avanti per la città,
perché la città merita, il Pergo merita di stare in una buona categoria, poi dopo su un senno di lavorare su un discorso di programmazione, di fare una squadra fatta bene, perché poi dopo la problematica che c'è stata secondo me anche quest'anno in questa squadra qua, che se la Bustese non vince, Voltini non vince con la Bustese, viene criticato, perché si chiama Bustese e noi siamo la Pergolettese, come un po' è successo al Monza quest'anno, cioè le aspettative grandi per il nome e la storia di questa squadra e non si accetta magari di pareggiare con la Bustese, quindi magari crei della sfiducia, però il livello è quello lì, cioè il nome è importante per la storia, dopo in campo devono andare i giocatori e quindi se vuoi programmare una stagione fatta bene e se vuoi stare là in alto devi fare una squadra per stare là in alto. E Cesare voleva fare un'annata tranquilla, mi sembra che sia stato tutto tranne tranquillo quest'anno e quindi spero per lui, io onestamente non ci sto neanche pensando, ma non mi interessa neanche, voglio finire onorevolmente la mia missione fino alla fine dando tutto quello che ho e poi spero per lui che faccia una squadra per quello che insomma si può a Crema, si potrebbe fare un bel calcio così, certo è stata un'annata un po' difficile ma non ce la saremmo mai aspettato onestamente, si poteva fare più, ma il futuro di Tacchinardi non è un problema adesso, la cosa che mi dici te e mi fa piacere che Cesare voglia continuare perché deve continuare il Pergo andare avanti. Nella tua visione l'ultimissima è che non esiste un Pergo che lotta per salvarsi? No, non è che non esista un Pergo che lotta per salvarsi, ma la piazza non accetta questo, cioè ma non in maniera cattiva, cioè la piazza merita un livello alto, però devi avere anche una squadra pronta per arrivare lì in tutte le maniere, sia tecniche che mentali. E quindi nel senso io dico quello, non che la piazza non accetta, la piazza può anche accettare, però la storia di questa società come la storia del Monza fa sì che quando giochi contro la Grumellese e perdi magari non venga accettato questo, invece bisogna accettarle perché la Grumellese ha giocatori importanti dentro che hanno fatto 20 gol in un campionato, quindi insomma è quello, cioè allora magari essere chiari dall'inizio alla gente, perché poi vedere anche oggi i tifosi che mi hanno massacrato per due domeniche, ma vederli con quella passione lì, non è tante squadre che ce l'hanno questa passione di questi colori, quindi è una tifoseria che può anche darti veramente una mano, poi però bisogna cercare di avere un insieme di cose fatte bene, cioè lottiamo per salvarsi, lottiamo per però dare degli obiettivi e non dare speranze e non dare illusioni, perché nel senso sennò dopo la gente va a attaccare giustamente l'allenatore, perché non è un problema che attacchi l'allenatore, ci mancherebbe, in tutti i posti così, andrò in qualsiasi parte andrò io verrò attaccato, verrò se le cose, i risultati non vengono. Però per la storia di questa società qua bisogna capire che però perdi con la Grumellese ci può stare. E invece a volte magari non viene accettato. Quindi insomma io la cosa importante è che Cesare, se mi dice che Cesare va avanti e gli auguro di fare un'annata un po' più serena di quella di quest'anno.